Ridestarsi. La creatività, quello stato cognitivo inebriante per la mente, rende conto al ritorno dell'affluenza emotiva, avviando quel risveglio appagante e oscurato dall'abbandono interiore, scaturito dal non programmato. Collocarsi dinanzi a una tela vuota, ascoltando il rumore di quei perché. Intrisi nell'essenza animata di chi si impersona pittore. Accende quell'ardere vitale nel sorriso o pianto di quel colore sfumato appena abbozzato. La scelta falsata dalla razionalità porta l'uso emotivamente definito dalla varietà inconscia dei colori utilizzati. Lo sfogo capriccioso della pennellata è l'ossigeno per quel bruciore interiore, finalmente sradicato da quell'anima ferita. Stare lì a osservare passo dopo passo la realizzazione finale della tela apporta consapevolezza di quella bellezza interiore, fornendo quelle risposte tanto cercate. Imparare a esternare porta a migliorare. Un'unica felice leggerezza personale prende forma non solo su ciò che prima era bianco, diviene reale anche in quel respirare unicamente vitale, da rendere lei totalmente appagante. Ogni strumento metterei a disposizione per guidare minuziosamente quella docile artista durante la sua stesura pittorica. Accostandomi a essa la indirizzerei nella tranquillità espositiva di se stessa. Nessun giudizio sulle sue pennellate, soltanto fiducia sul verso dei suoi tratti distintivi, da rendere la sua arte impareggiabile. Guardarla in quel durante disarmerebbe il mio essere esitante.